ancora la grande famiglia Udinese con questo nuovo club. Presidente Marco De Stefani, che ci racconta come è nato. Siamo un gruppo di 10 amici che abbiamo una passione in comune, che è l'Udinese, e abbiamo le stesse idee. È un gruppo molto affiatato e siamo orgogliosi di essere qui oggi con voi. Noi realizziamo un sogno e tutte queste persone sono la nostra realtà. Ci sono persone che vengono da Venezia per noi, da dopo Venezia, abbonate all'Udinese da oltre 35 anni. C'è una rappresentanza della Bassa, visto che io sono originario di San Giorgio di Nogaro, e quindi per noi questo è una cosa meravigliosa. Il nome che avete scelto, Udinese Club 33038, è San Daniele. Esatto, è il cap di San Daniele. Io lavoro tutto il giorno con i numeri e mi sembrava una cosa originale dare un nome così, che è insolito. È piaciuto, l'abbiamo studiato assieme, è piaciuto a tutti. Spero di aiutarti, tanti amici, volti noti tra i tifosi, Dimitri Quaglia, qua vediamo tanti volti storici poi. Certo, sono tanti volti storici ad aiutarci anche, e ci sono le nuove leve come sono io appunto. Comunque tutti insieme, vecchi e giovani, formiamo qualcosa di grandioso, no? Perché l'energia del giovane con l'esperienza del meno giovane, diciamo così, mi coping, no, si fanno grandi cose anche per poi dare un seguito alle generazioni. We're gonna ride, 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 ride till we fall. They say we got no, 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 no future at all. Da Verona, Giorgino, ci avevi ospitato a settembre per la partita col Chievo e adesso sei venuto fino qua per gli amici di Udine. Sì, sai che noi qui a Udine abbiamo tantissimi amici, quindi Chievo is Life è il mio club, siamo in 8, siamo partiti questa mattina con calma per venire qui da Dimitri, da Marco e poi rivedere tanti altri club, tante altre facce conosciute ormai, siamo amici da molti anni e quindi l'amicizia oltre il calcio, direi, è un piacere anche venire a questa inaugurazione, lunga vita anche a questo nuovo club. Entrambe le squadre vengono da un cambio allenatore, quindi diciamo che inizia un nuovo campionato per tutte e due. Sì, con questa pausa anche secondo me è importante, 2 settimane di pausa, 2 buoni allenatori secondo me sia per Udinese che per il Chievo, quindi speriamo che sia di buon auspicio e ci sia una risalita, ecco, sì. Ci contiamo, ci speriamo tutti. Faccio gli auguri a questo nuovo club, sono in mani sicure di Dimitri e sicuramente tutto il direttivo, perciò mi ha invitato, sono felice di essere venuto a rappresentare il Club Friuli. Io del mister nuovo non lo conosco, perciò non mi esprimo ancora. Sembra, da quello che leggo e quello che vedo, che sia bravo, adesso vediamo in pratica sul campo. Ah, come calcio club mi piace questo qua, mi piace molto anche a Dimitri come persona, anni che lo conosco, e spero, come dice Renato, che le cose funzionino veramente come calcio club e che vada avanti per tanti tanti anni. Il nuovo club, sono contento perché Dimitri è una persona fantastica, conosco lui di questo club, io sono qui in altre vesti, comunque anche in veste di amico di questo club, come sono amico di tutti i club, e speriamo che questa avventura porti bene anche alla squadra e già da sabato prossimo cominciamo a riprendere quota. Noi comunque, per una questione anche di amicizia con Dimitri, anche per una vicinanza geografica, siamo qua presenti e facciamo un grosso in bocca al lupo a questo club, lunga vita a questo club. Sappiamo che i momenti non sono dei migliori, quindi anche fra club bisogna collaborare, organizzazioni, trasferte, tutte queste iniziative, o stiamo uniti oppure è veramente difficile andare avanti. Speriamo che la squadra ci dia una mano, perché l'entusiasmo lo crea la squadra. A Udine, nonostante tutto, nonostante le tante delusioni degli ultimi anni, noi siamo sempre qua. Far nascere un club in questo momento credo sia proprio una dimostrazione di tutto questo. Sapevamo che era una scommessa Velázquez non aveva l'esperienza,
non lo conoscevamo, anche se tutto sommato non ha fatto malissimo. Chiaro, lui ha dato tutto, evidentemente alcune cose non sono quadrate. Io adesso di Nicola obiettivamente sono contento, forse l'allenatore che serve all'Udinese. Quando nascono questi sodalizi qua, ancora tra vicini di casa, è sempre sinonimo di passione e di voglia di andare avanti e continuare a aiutare la squadra in questo momento di difficoltà. Più siamo e meglio è. Beh, tu sai, Monica, che Nicola penso bene, perché io mi auguravo venisse ancora quest'estate, perché tramite conoscenze ho sempre sentito parlare benissimo di lui. È un allenatore che ci mette tutto, è un cosiddetto tra virgolette maniacale, che si mette lì dalle 8 del mattino fino alle 8 di sera e lui ha solo lavoro, 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 lavoro. Fa piacere, perché in un momento della squadra che non, diciamo che non va tanto bene, insomma, nasce un altro club. Una dimostrazione che noi tifosi ci siamo sempre, dunque adesso speriamo nella squadra, con il nuovo cambio vediamo come va. Peccato per i risultati che l'hanno, che a Velasquez non gli sono andati bene, però nelle ultime partite vedevo anche un bel gioco, dunque adesso speriamo che con Nicola vengano anche i risultati almeno. Sì, io l'avrei continuato ad andare avanti con Velasquez, sinceramente, perché all'inizio della stagione avevano parlato di un progetto. E sarebbe stato bello che avesse continuato a vedere fino a... Oddio, dopo i risultati non sono venuti e quello è un peccato, però adesso dico, speriamo con Nicola che vada avanti questo progetto. È una bella sorpresa, sono contento per il mio amico Dimitri e gli auguro tanti chilometri di passione bianconera. Voi siete pronti a supportare il nuovo club, l'ultimo nato? Ma certo, si collabora sempre con tutti i club per il bene dei tifosi e del stare assieme, insomma. Come ci spieghiamo che i tifosi continuano a star vicino, a esserci, nonostante sono 5 anni di delusioni e stiamo toccando il punto più basso, la squadra terz'ultima? La passione. Io fin da bambino ho sempre tifato l'Udinese e continuerò sempre a farlo, insomma. Ecco. Senti, ti aspettavi il cambio allenatore? Dove ha sbagliato Velasquez e cosa può fare Nicola? Beh, ha sbagliato nella sua ingenuità da giovane allenatore di Serie A. Sarei aspettato ancora un mese, due, di possibilità di fare questo progetto che avevano da fare. Invece si è deciso di fare il cambio in corsa, vedremo le conseguenze. Auguriamo a Nicola un grandissimo lavoro e che torniamo a vincere, insomma. Alessandro Scarvolo, la tifoseria è compatta in un momento difficile, tutti qua per la nascita di un nuovo sodalizio. Beh, bisogna dire bravi a questi ragazzi, perché hanno inaugurato questo club in un momento, uno dei più bui della storia dell'Udinese degli ultimi anni, e quindi bisogna dire bravi, perché qui c'è molto entusiasmo. Veramente sono da applausi, perché il momento non è facile, anche per noi che dobbiamo rinnovare in questo periodo che si rinnovano le tessere, non è facile, perché sappiamo tutti che se la squadra va male anche per noi tifosi è difficile. Era inevitabile il cambio in panchina, il momento è difficile e Velasquez ha fatto tutto quello che poteva. Sì, in questo momento dispiace per Velasquez, ma purtroppo sappiamo che se la squadra non va bene, non va bene, e quindi è inevitabile che il giocatore, la prima persona che salta è l'allenatore. Sono contento della soluzione Nicola? Sì, è uno degli allenatori papabili anche in estate, e quindi secondo me è giovane, ha buone idee, speriamo lo lasciano lavorare, quindi vediamo se sia l'allenatore giusto per l'Udinese. Lo lasciano lavorare, chi è che lo deve lasciare lavorare? Tutti, ambiente, società, tifosi, tutti devono lasciare lavorare in pace, in modo che la Udine sappiamo che è un ambiente tranquillo, un ambiente dove si lavora bene, però bisogna lasciarlo lavorare. Questo ragazzo ha bisogno di tempo adesso, non possiamo pretendere tutto e subito, e quindi lasciamolo lavorare. Dopo Natale cominciamo a tirare un po' le conclusioni. Direttore, si allarga ancora la famiglia bianconera, nuovi tifosi a San Daniele raddoppiano. Beh, sono un momento molto bello, perché vedere nascere un nuovo club è sempre un qualcosa di speciale.
una passione che continua, quella per i colori bianconeri, e oggi la cosa che mi emoziona è vedere veramente tanti tanti bambini, e questo è un segnale evidente che si può continuare. Abbiamo nel panorama dei club, degli Udinese Club, abbiamo club che hanno anche 40 anni di storia, oggi ne è nato uno nuovo e quindi speriamo che abbia anche questo lunga vita. Infatti c'è uno zoccolo duro, ma qua è gente nuova, nel senso un nuovo presidente, iniziano in 10, adesso vediamo quanti arriveranno. Qui a San Daniele c'è gente molto dinamica, devo dire, perché esprimono la passione organizzando sempre degli eventi, coinvolgendo molti, molti giovani, molti bambini, ma anche partecipando attivamente alle trasferte, perché poi in tutte le trasferte dove noi andiamo io vedo sempre qualche sandanielese, quindi questa è la cosa che mi rende sempre particolarmente orgoglioso. Assolutamente, ci manca la telefonata di Olivo da Cleulis. Cleulis, una delle attrazioni della puntata. Per favore, ristabiliamo i contatti con Olivo da Cleulis. Che la sua rubrica è immancabile, non può mancare la telefonata da Cleulis.